una realizzazione importante che a lui stava particolarmente a cuore. Adesso ci facciamo raccontare da lui perché. Allora, Marco Meroni si è collegato con noi direttamente da quella che è la casa di Ale a Villa Guardia e che tra pochi giorni sarà anche inaugurata ufficialmente. Buongiorno Marco, grazie di essere con noi. Buona mattinata. Ciao e buongiorno a tutti. Buongiorno a te, caro Marco. Allora, in anteprima presentiamo questo progetto, questa idea, questa cosa che, come dicevo, vi stava particolarmente a cuore. Siete riusciti a realizzarla a questo punto, giusto? Giusto, finalmente siamo riusciti a realizzarla. Ormai diversi mesi che siamo qui e stiamo un attimino prendendo le misure, come si suol dire. I lavori sono tanti, la maggior parte sono stati fatti tutti, ma come in tutte le case c'è sempre uno strascico di piccoli lavoretti ancora da realizzare. Però il progetto finalmente ha visto la nascita e devo dire, sono molto contento, più che altro perché ho visto da subito, un cambiamento, importante in Alessandro. Ecco, spieghiamo, facciamo Marco magari una piccola premessa, o meglio un riepilogo di quella che è la vicenda che ha portato poi alla realizzazione della casa di Ale, va? Perché giustamente magari non tutti si ricordano questa vicenda, tu ce ne avevi parlato, però magari ecco, facciamo un piccolo riassunto, dai. Sì, io sono Marco e sono il papà di Alessandro che oggi ha 11 anni, ma che a 4 anni purtroppo è stato colpito da un virus che l'ha reso tetraplegico e con la necessità di un ventilatore per poter respirare. Quando è successo tutto, ovviamente la nostra vita è cambiata drasticamente e da lì abbiamo dovuto rimboccarci le maniche e ripartire e rifare praticamente tutto nella nostra vita. Una di quelle cose che abbiamo dovuto rivedere, ovviamente, è stata la casa, perché ovviamente non era accessibile per un bambino nelle sue condizioni. Vivevamo praticamente, avevamo un duplex e quindi vivevamo divisi in casa, c'erano diverse barriere architettoniche e quindi a un certo punto abbiamo detto dobbiamo cambiare casa, ma non trovavamo nulla che ci andasse bene, perché comunque con le esigenze di Alessandro ci sono tante necessità, tante cose da tenere in Esatto, considerazione. infatti avete dovuto adattare, diciamo così, anche la vostra vita, le vostre esigenze, Marco, a quelle di Alessandro, no? Da qui nasce il progetto Casa di Ale, che con grandi sforzi, con grandi sacrifici, con l'aiuto anche di diverse persone, siete riusciti comunque a concretizzare. Adesso è tutto realtà, Marco, giusto? Sì, è tutto realtà. Siamo riusciti attraverso una serie di partner che ci hanno aiutato nel trovare soluzioni. Scusate, ma il cane ha Fa visto niente, sicuramente qualche gatto in giro. Ma non ti preoccupare, non ti preoccupare, fa stavo parte. dicendo, insieme a diversi partner specializzati nelle loro aree, siamo riusciti a sviluppare un progetto che avesse un senso per le nostre esigenze. Quando siamo riusciti a realizzare questa casa, il pensiero è stato per tutte le persone che, come noi, hanno difficoltà, anche perché noi abbiamo scoperto nel tempo diverse soluzioni Esatto. che normalmente nessuno ci diceva, e quindi siamo dovuti andare alla scoperta anche in giro per il mondo virtualmente perché eravamo sotto Covid in quel periodo, però siamo riusciti a trovare tante soluzioni innovative che hanno Esatto. permesso di fare una casa veramente Ecco, nuova. che cos'è quindi oggi? Ecco, abbiamo fatto la premessa, abbiamo spiegato tutto. Marco, oggi che cos'è invece la casa di Ale? È una casa, adattata alle esigenze appunto di Alessandro. Dietro di te, tra l'altro, mi facevi vedere c'è anche un sollevatore, ad esempio, giusto? Sì, ad esempio, questo è un esempio particolare. Questi sono sollevatori, li potete trovare alle volte in case di Sì. riposo o ospedali. Fondamentalmente, se vedete, c'è un Esatto. binario C'è un e binario, è vero. questo è, noi abbiamo previsto un binario completamente integrato nel soffitto e con questo a cui si attacca un'imbragatura.
in cui si può sollevare in tutta sicurezza la persona disabile. Noi ne abbiamo previsti tre così in casa, più uno speciale che c'è tra la camera di Alessandro e il bagno, con un binario che porta fisicamente dalla camera, quindi dal letto ideale, fino al bagno, quindi per poter avere uno spostamento in tutta sicurezza. Non ti dico cosa abbiamo dovuto fare per poterla fare questa cosa, perché la complessità è che passa attraverso due porte e sono due porte speciali, tutta alzata, cioè un delirio, Cioè, tanto per dire. veramente, ecco, veramente anche dal punto di vista tecnologico mi pare di capire un risultato di eccellenza, no, Marco? È una Sì. casa altamente tecnologica da questo punto di vista. E beh, giusto, è un progetto importante questo, sicuramente. Vai. Certamente, noi abbiamo cercato di unire quelle che potevano essere soluzioni adattabili per tutti a cose anche tecnologicamente più avanzate. È una casa completamente domotica, Ah, ecco, quindi sì. qualsiasi parte di questa casa è come dire, gestibile attraverso o la voce, che per un tetraplegico come mio figlio è la soluzione ancora migliore, oppure attraverso un device normalissimo come può essere uno smartphone che abbiamo tutti. Ti faccio un esempio che è secondo me la cosa su cui ho lavorato anche di più per capire come risolverla, per poter permettere a mio figlio di entrare e uscire da casa in tutta autonomia. Abbiamo messo una porta, praticamente una porta finestra elettrica, che viene comandata con lo Pazzesco. smartphone, quindi lui può aprire e chiudere la porta senza nessuno che debba arrivare, aprirgli la porta e chiudergli la porta. Pazzesco davvero, e intanto colgo l'occasione per salutare anche i nostri amici che sono con noi, Clara, Rosa, buongiorno, Adriana, un saluto a tutti voi, grazie come sempre di seguirci, grazie di essere questa mattina per parlare di questa iniziativa davvero di Marco. Marco ci ha messo il cuore, ci ha messo la passione e ovviamente anche l'impegno economico, perché poi è stata una cosa, come hai detto tu, davvero pazzesca, però adesso questa casa è a misura di Ale. Da qui il nome, la casa di Ale, giusto Marco? Poi settimana prossima c'è la presentazione ufficiale. Sì, era un momento dovuto a tutti i partner, a tutti gli amici che hanno collaborato in questo progetto, proprio per dare una sorta di chiusura alla prima fase del progetto, perché come Sì. ti anticipavo, l'idea è quella poi di mettere tutto il know-how, quindi tutta la conoscenza che abbiamo messo in questa casa a disposizione di chiunque possa averne bisogno. E quindi E in magari, più, ecco, ovviamente, come hai detto tu, anche può essere un esempio, una casa appunto dal quale anche altre persone con gli stessi problemi possono ovviamente trarre spunti per vivere meglio, diciamo così. sì, ogni disabilità è un mondo a parte, ognuno di noi ha esigenze diverse, però ci sono dei punti in comune e delle Esatto. soluzioni che possono andare bene per diverse persone. Se vuoi, ti faccio vedere Sì, fai anche una vedere. Per... cosettina, una chicca, vediamo se riesco a inquadrartela. Questa, lo vedi? Sì, sì. Questo è un braccio robotico Sì. che stiamo realizzando. Lo stanno realizzando due persone fantastiche, Angelo e Marco. Angelo è un pensionato che si occupava di ingegneria meccanica, mentre Marco è uno studente che si è appena diplomato alle magistri, tanto per darti un'idea. Due persone stupende, straordinarie, che insieme si sono messe a realizzare un braccio robotico operale fatto in casa. Quindi ovviamente non sarà bello per ora, non sarà eccezionale, ma è funzionale. Noi Esatto. vogliamo ad esempio riuscire a finalizzarlo, arrivare al prototipo definitivo, per poter dare poi a tutti coloro che ne hanno bisogno la possibilità di realizzarselo in casa. Ah, quindi perfetto, questa è un'altra iniziativa davvero molto molto importante legata alla casa di Ale, a questo progetto. Allora, la casa di Ale è a Villa Guardia, venerdì prossimo, il giorno 8, c'è di fatto, no, l'inaugurazione ufficiale, come hai detto tu Marco, anche per ringraziare i partner, chi vi ha dato una mano, ovviamente. Per chiudere, ci siamo sentiti in pieno Covid, eri appunto alle prese con questo progetto, 3 anni dopo. Beh, ce l'hai fatta, è un grande risultato anche dal punto di vista personale, no? Una soddisfazione enorme. Sì, soddisfazione enorme, e la soddisfazione è più quando vedi i tuoi figli, li guardi negli occhi e vedi la serenità
opportunità che hanno nel vivere una vita chi normale come mia figlia Gaia e chi il più possibile normale come mio figlio Alessandro. E devo dire grazie a Marco perché ci hai dato anche oggi una ulteriore importante testimonianza, no? di affetto chiaramente, ma anche di determinazione. Ecco, aggiungerei questo. Io ricordo, ripeto, una delle primissime incontri che abbiamo fatto, forse anzi il primo, eravamo, ripeto, in epoca Covid, quindi 3 anni fa, qualcosa di più di 3 anni fa, e Marco ci presentava questa idea, questo progetto, ci ha spiegato quali erano i problemi legati alla convivenza di tutti i giorni con il figlio e oggi ce l'ha fatta. Marco, grazie davvero di averci fatto queste piccole anticipazioni. Ci vediamo settimana prossima allora per l'inaugurazione. Grazie. Grazie a tutti e ti aspetto ovviamente. Ovviamente ci sarò. Grazie a